Sopra il cemento è lo slogan del Comitato Lago San Michele che oggi ha voluto incontrare i cittadini. Sì, dunque, allora lo slogan, il volantino ovviamente è un po' forte, però ha richiamato l'attenzione, questo era importante perché volevamo proprio richiamare l'attenzione dei cittadini su un argomento che è quello del cemento e del verde, che non è più tanto attuale. Ma di fatto abbiamo un piano regolatore che approvato nel 2000, di cui si stanno andando a realizzare dei progetti, dei piani esecutivi, che man mano che avanzano cominciamo a vedere un quartiere soffocato dall'edilizia. Una delle aree su cui diciamo, nasce l'iniziativa del Volantino è un'area che lo stesso piano regolatore prevede come area in parte edificata, in parte da rilasciare come verde pubblico. Quello che vogliamo essere sicuri è che nell'ambito di questo progetto effettivamente il verde venga conservato e anch'esso progettato. E quali sono le maggiori preoccupazioni dei cittadini che oggi vi hanno incontrato e che quindi hanno potuto dare voce a tutta una serie di domande e di preoccupazioni, insomma, per queste modifiche? Diciamo, la presenza nel progetto di tavole che fanno riferimento a un piano di coordinamento un po' più ampio, un piano di coordinamento che è probabilmente datato, però di fatto riportato in un progetto più recente, presenta degli interventi di viabilità, e probabilmente anche di ulteriore trasformazione che non sono consoni con quello che era, indicato nel piano regolatore in termini ampi, ma adesso ne vogliamo vedere dei pezzi concreti. Quindi la salvaguardia dell'area verde pubblica che sarebbe interrotta, spezzata, mortificata da una viabilità nuova che ovviamente è contraria a quella, all'intenzione dei cittadini. E che cosa si può fare concretamente per fermare o comunque per non far sì che queste cose vadano avanti? Formulare delle osservazioni, in quanto siamo nel momento in cui all'Albo Pretorio il progetto è stato presentato e quindi noi come comitati stiamo cercando di raccogliere le indicazioni dei cittadini e quindi portarle all'amministrazione nei 15-20 giorni disponibili e quindi presentare delle idee. Quali sono i problemi a livello tecnico? I problemi a livello tecnico sono dovuti a una presentazione di un piano esecutivo convenzionato che non segue un iter proprio, diciamo così, perfetto e viene approvato con delle date molto ristrette e con dei dati che comunque non vanno in qualche modo a corrispondere ai canoni normali di un piano esecutivo convenzionato. In particolare la strada ha uno spostamento di 30 metri, che richiede uno sforzo economico altissimo, che l'amministrazione si dovrà sobbarcare in tempi futuri e questo a noi preoccupa. In più, questa strada nell'allargamento lascia presumere che dei privati possano approfittare di questa situazione per ricavare diciamo, degli spazi per poi fare delle future edificazioni e quindi vedere il nostro parco scomparire nel cemento. Quali sono i vostri progetti futuri? Dunque, il primo passo è quello di completare quest'operazione, quindi diciamo adesso oggi abbiamo fatto l'incontro pubblico, probabilmente ci sarà anche un altro incontro pubblico con l'amministrazione, ma sostanzialmente noi dovremo adesso raccogliere tutte le osservazioni che sono state fatte in questo incontro e pubblicarle e dare anche una votazione nel nostro sito Facebook di Bosco San Michele. Poi nelle giornate successive, quindi a partire da lunedì prossimo, raccoglieremo i voti, le osservazioni e diamo come tappa conclusiva di questo periodo sabato 15, in cui metteremo un banchetto in via Palestro per avere la firma di chi ha espresso delle opinioni, perché questo è molto importante per la necessità di avere delle firme da portare in ufficio tecnico.